Buonasera, approfitto del fatto che siamo ancora in aula, in questo momento in aula si sta facendo discussione generale e quindi naturalmente sono qui e fra finita questa diretta rientrerò in aula perché ho accumulato una serie di notizie dall'ultimo video che ho fatto sulla mobilità e ve le volevo condividere e ovviamente questi momenti servono innanzitutto a me. Perché così interiorizzo queste notizie. Sono tantissime, chi mi segue sa che sono 2 anni che faccio periodicamente questi video sulla mobilità, che mi servono appunto per condividere le ultime notizie e ovviamente perché sto continuando a lavorare con gli operatori, con il governo e con l'altro partner di governo per portare avanti politiche sulla mobilità sostenibile. Che non vuol dire solo l'elettrica, vi rimando a tutti i video precedenti che trovate per chi è interessato nel mio sito Portavoce Girotto. Ho già fatto circa 20 video in tema di mobilità, nei quali video vi do sia la situazione giuridico-legislativa che la situazione tecnica. Allora, già in altri video precedenti vi avevo parlato del camion Tesla, 1000 cavalli di potenza elettrica che dovrebbe arrivare nel 2020. Questo è l'annuncio che Tesla fece ormai un po' di tempo fa e non ci torno sopra. Invece adesso vi faccio vedere quello che è un camion elettrico già in commercio, un camion quindi di quelli pesanti e fra l'altro di una marca. Ahimè, non italiana, ma assolutamente conosciuta, direi alla maggior parte di voi, è un DAF. Eccolo qui. Quindi un camion, diciamo, assolutamente di quelli pesanti a tutti gli effetti. E questo non è un retrofit, non è un veicolo che è stato adattato. Tempo fa vi avevo fatto vedere che c'è una società, adesso non mi ricordo se olandese, belga o danese, che fa retrofit di camion elettrici, avevo fatto un video. E questo invece è un camion che nasce nativamente elettrico, si chiama DAF CF Electric con tecnologia e-Power di VDL. Lo utilizza un noto corriere di spedizioni, un noto spedizioniere, non voglio fare ulteriore pubblicità. Tra l'altro verrà messo in alcune versioni anche un rimorchio refrigerato, tra l'altro anche il rimorchio refrigerato completamente elettrico. E quindi questo camion è già assolutamente in commercio. E poi eventualmente vi metto il link a fine di questo video. E quindi DAF, che ha puntato anche su questa linea di camion, sta salendo nella sua quota di mercato, è arrivata in Europa al 16,6%. Quindi questa è una sua scelta strategica, camion nativamente elettrici. Dopodiché, continuando con il settore del trasporto merci, ribadisco che in Italia abbiamo almeno un veicolo commerciale 100% elettrico, in questo caso italiano, è il Daily. Anche questo era stato presentato a Ecomondo di Rimini. Questo direi che diciamo la sagoma di questo veicolo commerciale agli italiani è conosciutissima, perché naturalmente è un veicolo italiano molto conosciuto, esiste anche nella versione elettrica ed è stato presentato a Ecomondo. Devo dire la verità, me l'ero perso a Ecomondo. Io a Ecomondo vi avevo mostrato un concorrente assolutamente della stessa categoria, però di una marca straniera. Sono ben contento di integrare la notizia. L'ho scoperto circa 2 mesi fa, ma ve lo mostro adesso, anche perché posso, diciamo, darvi in anteprima è il fatto che è allo studio una nuova release di questa, una nuova versione di questo veicolo che è già 100% elettrico, che in questo momento garantisce 280 km di autonomia con una ricarica circa di 2 ore di tempo. E quindi bene perché esiste questo veicolo commerciale 100% elettrico. E un ragionamento con
su di voi, un ragionamento su di questo, volevo condividerlo con voi, scusate le gaffe, ma sono anche le 9 di sera, e voglio sottolineare il concetto: veicoli commerciali saranno, a mio modesto avviso, ma non solo mio, anche di diversi operatori, saranno i primi ad imporsi nei mercati. Veicoli commerciali che trasportano merci, gli automezzi aziendali, i taxi, i veicoli a noleggio e in condivisione sharing, ecco, tutte queste categorie di mezzi che stanno in strada 8, 10, 12, 14 ore al giorno e macinano decine di migliaia di chilometri all'anno, si capisce abbastanza intuitivamente che il tempo di ammortamento del maggior costo, appunto, si ammortizzerà in minor tempo, perché facendo molti più chilometri rispetto alla classica autovettura privata, perché ricordiamolo che la media nazionale per le autovetture private è 10.000 km all'anno, 10-12.000 km all'anno, pochi, sono pochi, e quindi per ammortizzare una macchina elettrica privata ci vuole parecchio tempo, non moltissimo, ma ce ne vuole abbastanza. Invece sui veicoli commerciali che trasportano vuoi merci, che persone, ma che girano appunto 8, 10, 12 ore al giorno e fanno decine e decine di migliaia di chilometri, il tempo di ammortamento è molto ridotto perché il risparmio in combustibile e in manutenzione è decisamente importante, quindi lo riesco a recuperare veramente in poco tempo. Quindi a mio avviso veicoli commerciali, ribadisco, non solo mio, veicoli commerciali, taxi, veicoli a noleggio, sharing, quindi condivisioni e le autovetture aziendali, quindi maggiore è il chilometraggio che fa un veicolo, in minor tempo ho l'ammortamento. E infatti i dati di vendita confermano che questi sono i veicoli che già adesso vengono venduti di più. Ne approfitto per ricordare che mentre per le autovetture, diciamo, normali, il target di riduzione delle emissioni già stabilito dall'Unione Europea, quindi è legge europea, quindi non si scappa, il target di riduzione delle emissioni di CO2 è 37,5% per le automobili. Quindi un'automobile nel 2030 dovrà obbligatoriamente emettere il 37,5% in meno rispetto base di riferimento, mi pare che sia 2019, comunque dovrà avere questo percorso di discesa nella riduzione delle emissioni. Mentre per i furgoni hanno fatto un piccolo sconto, quindi la riduzione dovrà essere del 31%, ma è comunque molto importante che anche grazie alla spinta italiana questo obiettivo di riduzione di emissioni è salito in maniera significativa, perché l'Unione Europea era partita con dei target più bassi. Questo è importante saperlo, perché questo è già legge, quindi diciamo non si scappa. Anzi, sono previste delle revisioni periodiche in cui questo obiettivo potrà essere solo alzato, non potrà essere abbassato. Finendo questo breve trittico sui veicoli commerciali, volevo puntualizzare una cosa relativa al famigerato bonus malus, i 6.000 euro per acquisto auto elettrica e parallelamente il malus per i veicoli che emettono più di 160 grammi di CO2 per chilometro. Per chi non lo sapesse, e lo ricordo a me stesso in primis, questo bonus e malus per legge si applica esclusivamente ai veicoli categoria M1, Milano 1, M1. Basta che cercate su Google categoria veicoli codice della strada, finirete nei siti dell'ACI o di altri soggetti, in cui c'è appunto la classificazione dei veicoli. Ora, i veicoli M1 sono veicoli per trasporto persone fino a 8 posti, quindi diciamo le classiche automobili, ecco, fino a 8 posti per trasporto persone. Quindi chi in qualche caso ha urlato allo scandalo e al danno sui veicoli commerciali, no, non ci siamo. I veicoli commerciali non sono categoria M1, sono appunto veicoli per trasporto merci, mentre ribadisco, il bonus malus è
si applica esclusivamente ai veicoli categoria M1, veicoli per trasporto persone fino a 8 persone, quindi fino a 8 posti. Quindi veramente il settore veicoli commerciali viene appena appena sfiorato, perché al limite c'è qualcuno di quei piccoli veicoli commerciali che è disponibile in versione veicolo oppure appunto autocarro, e al limite potrebbe essere giusto quello, ma ribadisco, bonus malus è su categoria M1. Passiamo invece a un paio di aggiornamenti su quello che ha già fatto il governo, e in questo caso andiamo su ciclovie turistiche e anche ciclovie, diciamo, cittadine. Sono stati stanziati circa 500 milioni dopo che siamo arrivati, diciamo, al MIT. E stiamo fra l'altro aspettando che alcune regioni che sono in ritardo nel presentare i piani gli studi di fattibilità, stiamo aspettando che queste regioni si decidano, perché finché non lo fanno questi soldi non possono essere spesi. Per cui se abitate in regioni che sono in ritardo nel presentare questi piani, fatevi sentire presso la regione, perché altrimenti non usufruiranno di questi fondi messi a disposizione. Vi faccio vedere anche un post del nostro ministro Costa che ribadisce questa notizia, poi al limite vi metto il link, così diciamo avete tutti i riferimenti. Vedete, il ministro Costa assieme a un noto personaggio televisivo, in cui ribadisce appunto i circa 500 milioni di euro per piste ciclabili in città e ciclovie fuori dalle aree urbane. Quindi ribadisco, la bicicletta, che sia muscolare o a pedalata assistita, è decisamente uno strumento che facilita la mobilità. Tornando un attimo ai mezzi di trasporto, vi faccio vedere invece un traghetto elettrico. Due traghetti elettrici, cioè sono identici, ma sono stati messi in acqua in Danimarca, e fanno la linea Danimarca-Svezia, eccolo qui. O meglio, non c'è la foto del traghetto su questo articolo, quindi non ve lo faccio neanche vedere, perché viene fotografato, c'è una foto generica di uno stretto. E questi traghetti sono della società. Fanno il percorso appunto tra Svezia e Danimarca, un percorso di 4 km, ma sono traghetti, diciamo, di stazza importante, perché stiamo parlando di traghetti di oltre 100 metri di lunghezza. Non c'è il tonnellaggio, c'è solo questa dimensione. E più di 100 metri di lunghezza, però insomma uno direi capisce in maniera inequivocabile che un traghetto di oltre 100 metri di lunghezza è una bella nave, decisamente. Motori da, anzi batterie da 4 megawatt su ogni traghetto, e poi ci sono altri dettagli, vi lascio l'articolo, e anche questo ve lo volevo segnalare, perché capite bene che un traghetto di oltre 100 metri di lunghezza elettrico, direi che è decisamente un segnale importante sul fatto che ci si può spostare anche su navi di una certa dimensione, di un certo peso, sulla mobilità completamente elettrica. E perché ribadisco questo? Perché vi do un altro dato. Mi sono fermato un attimo perché dava problemi di connessione. Qui ho un altro dato che è di uno studio del 2017, però io l'ho letto su uno studio che lo richiama, l'ho letto recentemente, ed è relativo al particolato della combustione del metano. Sapete bene che gas da anni si continua a ripetere, è un combustibile più pulito. Questo studio del 2017, poi vi lascio anche i riferimenti, dà una notizia piuttosto allarmante, significativa. Dice che il particolato prodotto dalla combustione del metano ha una massa inferiore a quella prodotta del gasolio, ma le particelle sono più piccole, ma anche più numerose. Quindi sono sì più piccole, e paradossalmente, essendo più piccole, i nostri filtri biologici, quindi naso, trachea, polmoni, fanno più fatica a filtrarle, ma sono anche in numero superiore.
e quindi lo studio dice potenzialmente più pericolose per la salute. Quindi io continuo a darvi questi dati sul fatto che, anche nei video precedenti troverete altri dati sul fatto che il metano poi questi grandi miglioramenti non li comporta. Questo è un ulteriore studio, un certo Wang ed altri, studio Environmental Science Technology 2017. E dice appunto che il particolato prodotto dalla combustione del metano è come massa inferiore a quello prodotto dal gasolio, ma le particelle sono in numero superiore e più piccole, quindi potenzialmente più pericolose per la salute. Poi ho un altro dato, in questo caso invece sul gasolio, Euro 6, ISPRA, che è la nostra agenzia pubblica per l'ambiente. Sull'Euro 6 ha calcolato un'emissione invece in questo caso di CO2 di 160 grammi per chilometro. Quindi sono due dati su due combustibili fossili, ugualmente a mio avviso significativi e negativi, che continuano a farmi ripetere che dobbiamo fare lo sforzo massimo per passare immediatamente all'elettrico, ed è per quello che vi ho fatto vedere camion, furgoni e traghetti. E traghetti completamente full 100% elettrici, ribadendo per l'ennesima volta che un motore a combustione intrinsecamente ha un'efficienza del 25% media, dal 20 al 30 dipende da una serie di fattori, ma di condizioni di utilizzo, ma intrinsecamente il motore a scoppio ha un'efficienza dal 20 al 30%. Anche se va a biocombustibile, anche se va a biocombustibile, comunque la sua efficienza è sempre quella, il motore a scoppio, quello ha di rendimento, mentre un motore elettrico ha un'efficienza almeno tripla, perché siamo 80-90%. Quindi ribadisco la politica che io spingerò all'interno del movimento è di un passaggio immediato all'elettrico, non metano, ma immediato all'elettrico. Ed è per questo che vi ho fatto vedere appunto camion, furgoni, traghetti completamente elettrici già in commercio. Vi do anche un altro dato che ci arriva dall'Istat: la spesa per la mobilità negli ultimi anni è continuata a salire. La famiglia italiana media spende l'11% della spesa mensile appunto esclusivamente per la mobilità ed è la terza voce di spesa dopo cibo, dopo casa che è la prima e cibo che è la seconda. Altra cosa, ed è un dato contenuto invece nel famoso Piano Nazionale Energia Clima, così come spingo per la mobilità elettrica, spingo anche per la mobilità su mare e la mobilità su rotaia. Nel Piano Nazionale Energia Clima vengono menzionati il mare bonus, che prevede erogazione di incentivi alle imprese di trasporto merci su gomma per l'adozione di modalità di trasporto combinato strada più mare. E il ferrobonus che ugualmente prevede incentivi alle imprese di trasporto merci su gomma per l'adozione di modalità di trasporto combinato strade e rotaia. Ora prevengo le eventuali obiezioni, o meglio, commenti che potrebbero essere fatti sul ferrobonus. Qualcuno potrebbe ribadire il discorso del TAV e noi ribadiamo, prima del TAV rendiamo operative tutta una serie di tratte che sono chiuse, che sono poco utilizzate, che necessitano di interventi di manutenzione che possiamo sfruttare ugualmente, ma soprattutto su cui in questo momento circola poca merce, circolano persone, ma poca merce. Quindi intanto sfruttiamo le ferrovie che già ci sono, le rotaie che già ci sono, per appunto passare traffico da gomma a rotaia. Ovviamente a tutti piacerebbero centinaia di tunnel in più, ponti, tunnel, ci mancherebbe altro, a tutti piacerebbe avere il massimo della interconnessione, però intanto sfruttiamo quello che c'è già, facciamo interventi di manutenzione, di recupero di linee dismesse. Più volte ho sottolineato come dal dopoguerra ad oggi noi abbiamo perso chilometri di strade ferrate e moltissimi pendolari sono in situazione ancora critica, anche se il ministro Toninelli ha già fatto diversi interventi per migliorare
la mobilità appunto dei pendolari. Altro dato che vi do, vi avevo parlato prima appunto dei biocombustibili e del fatto che il motore a scoppio comunque ha l'efficienza del 25%, è quella. Aggiungo un'altra cosa che viene dagli scienziati e che insomma è dato scientifico pubblico, quando si parla di biocarburanti ottenuti da vegetali, ricordiamoci sempre che l'efficienza della fotosintesi naturale è bassissima, cioè parliamo dello 0,1-0,2%, quindi veramente veramente pochissimo, cioè la pianta riesce sì a trasformare l'energia solare in energia chimica, ma lo fa con un'efficienza bassissima, 0,1-0,2%, per cui è decisamente molto più efficiente una filiera che non sia quella del biocombustibile più motore a scoppio, ma sia invece una filiera di auto elettriche a batteria eventualmente a idrogeno, ma su idrogeno anche lì vi ho detto più volte, bisogna vedere qual è il fattore di perdita di conversione da elettricità a idrogeno, perché ribadiamo, l'idrogeno va creato, non lo si trova così, l'idrogeno va creato e va creato spendendo elettricità, spendendo energia. Due notizie e finisco questa sequenza di aggiornamenti. Come vi avevamo promesso nella legge di stabilità, siamo partiti con la sperimentazione della micromobilità elettrica. Anche qui vi lascio il link dell'articolo. È partito il decreto, o meglio, è quasi pronto, scusate, è quasi pronto il decreto per la sperimentazione della micromobilità urbana. Quindi hoverboard, monopattini e monoruota elettrici potranno venire adottati dai vari comuni, lo afferma appunto il sottosegretario Michele Dell'Orco, che ha accelerato appunto sulla redazione di questo decreto, ha convocato un tavolo con tutti gli operatori potenzialmente interessati, soprattutto quelli che fanno lo sharing di questi microveicoli, e quindi il decreto è quasi pronto e quindi potremmo da qui a breve spostarci con questi microveicoli che sono veramente estremamente comodi per, diciamo, il cosiddetto ultimo miglio, quindi il fatto di parcheggiare magari in periferia e fare gli ultimi 2, 3, 4 km, di farli con questi microveicoli veloci, puliti, silenziosi e assolutamente pratici. Ultima cosa che ho letto da un ennesimo rapporto di un'associazione ambientalista europea specializzata nel trasporto, di cui già altre volte vi ho riassunto altri studi. Vi ho fatto vedere il traghetto da oltre 100 metri full electric, completamente elettrico. Rimane il discorso aeroplani. Aeroplani ovviamente sarà l'ultima frontiera che eventualmente elettrificheremo. E per questi, per avere carburanti più possibili puliti, più ancora dei biocarburanti, quindi da base vegetale, da partenza vegetale, si parla di elettrocarburanti. Cosa sono gli elettrocarburanti? Sono carburanti creati grazie all'elettricità e ovviamente elettricità da fonte rinnovabile. Utilizzando appunto acqua, quindi facendo elettrolisi, creando idrogeno, e poi utilizzando CO2, quindi combinando idrogeno e CO2, creiamo dei carburanti che diciamo, sono simili a quelli che adesso utilizziamo normalmente, ma sono stati creati in maniera completamente diversa. Quindi, anziché raffinare il petrolio, si creano proprio sinteticamente, diciamo, in laboratorio, si creano in maniera industriale in laboratorio, partendo da elettricità. Ovviamente, come vi ho brevemente descritto, sono ancora molto costosi, perché io devo impiegare tanta elettricità per fare diversi processi chimici per creare appunto sinteticamente questi carburanti, quindi sono ancora molto costosi, e quindi su questo la ricerca de deve andare avanti, e quindi l'aeroplano chiaramente rimane l'ultima frontiera che sarà da elettrificare. Quindi vi ho dato questo aggiornamento
E nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, naturalmente continueremo a lavorare con il governo e con tutte le parti politiche per spingere quella che è una mobilità decisamente più sostenibile. Intanto ricordo a tutti quelli che hanno, diciamo, anche un po' di buona volontà personale, che il fatto di condividere l'auto con chi fa lo stesso percorso tutti i giorni è una cosa che si può fare tranquillamente senza aspettare nessuna legge. Ci sono diverse piattaforme di condivisione, di pooling, in inglese pooling, in italiano condivisione, e quindi anziché vedere i semafori migliaia di auto con un solo passeggero, perché in questo momento la media dei passeggeri è 1,2, la media dei passeggeri di auto private in questo momento è 1,2, e quindi anziché vedere le auto con il solo pilota a bordo, il fatto di condividere la strada con almeno i pendolari che fanno più o meno lo stesso percorso è una cosa che si può già fare, così come magari preferire i mezzi pubblici. Io continuerò a spingere anche per erogare degli incentivi a chi, anziché andare al lavoro con l'auto privata, ci va con mezzi pubblici o addirittura con la bicicletta. Ricordiamo sempre l'esempio francese in cui chi va al lavoro in bicicletta gli viene dato un piccolo bonus proprio economico. Quindi grazie per chi mi ha seguito. Tutti gli altri video in materia di mobilità sostenibile li trovate nel mio sito ufficiale portavoce girotto.it, c'è cioè la sezione mobilità, quindi chi vuole avere aggiornamenti tecnici e giuridici legali trova diverse informazioni in questa mia sezione. Buona serata a tutti, torniamo in aula che questa sera, diciamo, stiamo tirando un po' lunga perché vogliamo chiudere una certa questione domattina. Grazie e buona serata.